Con circa 500 interventi l'anno di bypass aorto coronarico e un tasso di mortalità a 30 giorni inferiore all'1% dei pazienti operati rispetto ad una media nazionale del 2,6%, il reparto di cardiochirurgia dell'ospedale clinicizzato di Chieti si colloca tra le migliori 10 unità operative in tutta Italia. La rassicurante notizia giunge dal censimento condotto dall'Agenzia Nazionale Sanitaria su 85 centri italiani. Soddisfazione espressa dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio, che ha parlato di un dato importante per la cittadinanza abruzzese ed un segnale diverso per la sanità regionale. La sanità si è virò dei problemi, ha avuto dei grandi problemi di carattere economico, abbiamo avuto il piano di rientro che è stato uno dei macigni di questa amministrazione regionale per quel che ha trovato, ma oggi si iniziano anche a vedere dei dati positivi. Il dato positivo è certamente quello della conservazione a Chieti del polo cardiochirurgico con la nuova palazzina, ma è anche questo segno di grande eccellenza, cioè di una cardiochirurgia che è in grado di competere con le altre cardiochirurgie italiane e addirittura di salire tra le prime 10 in Italia. E ora si punta all'ampliamento. Il recente sblocco dei lavori, che entro 300 giorni porteranno al completamento della nuova palazzina adiacente all'ospedale teatino, consentirà infatti un'ulteriore crescita del reparto. Si potrà così riassorbire un'importante fetta di mobilità passiva che vede circa 300 pazienti ogni anno costretti a farsi operare fuori regione. Oggi possiamo iniziare a pensare agli investimenti e alle nuove assunzioni. È un dato importante che nel giro di 12 mesi dovrebbe anch'esso arrivare a dare dei risultati e dei frutti nuovi.